Salve a tutti gli amici di YouTube ed eccoci qui su Infinity Games ancora con un nuovo episodio di Heavy Rain. Vediamo un po' cosa succede questa volta. Questa è la lettera che Quando i stava. genitori rientrarono a casa dopo la messa, tutti i loro bambini erano scomparsi. Li cercarono, li chiamarono a gran voce, piansero e implorarono, ma fu tutto inutile. Nessuno rivide mai più i bambini. Cioè, questa ha perso il figlio in un incidente e un altro l'hanno rapito, cioè è incredibile, guardate. Quando i genitori rientrarono a casa dopo la messa, i bambini erano scomparsi. Li cercarono e li chiamarono a gran voce. Piansero e implorarono, ma fu tutto inutile, nessuno li vide mai più i bambini. Questo che Devo andarmene e scoprire che cos'è questa ricevuta. Che cosa significa? È una specie di fiaba. Sono io l'assassino. Blackout e poi via con l'omicidio. Lo so che sono io. stai bene. Quella lettera potrebbe essere collegata alla scomparsa di Sean. Devo portarla alla polizia. È tutto così assurdo. Non posso essere stato io, non avrei mai e poi mai potuto o voluto fare una cosa simile. Meno male che lo Che sai, cosa ho fatto, Sean? Io devo aver fatto qualcosa, ma non ricordo un accidente. Maledetti giornalisti, è tutto il giorno che assediano casa mia. Sono che palle. esausto, stanotte non ho chiuso occhio. Non avrei mai potuto fargli del male. Lo amo con tutto il cuore. Ma cosa diavolo stavo facendo in nome di Dio quando ero sulla giostra? Non Sai tu? si può tornare indietro. Non potrei mai perdonarmi se Sean. Darei qualsiasi cosa per sapere dove si trova Sean. Sembra la ricevuta di un armadietto. Qualcuno mi ha inviato quella lettera per un motivo. Ma chi? L'origami nella mia mano dopo il blackout è lo stesso che l'assassino lascia nelle mani delle vittime. Non ho mai fatto un origami in vita mia. L'angelo sulla ricevuta. Sono sicuro di averlo già visto. Astrologio, che cazzo è? Sono giornalistica per tutto. Forse so da dove arriva questa. Come forse sai da dove arriva questo? Siamo usciti dal retro così abbiamo ben evitato. Questo non sta per niente bene. Devo farmi largo tra la folla. No, non sopporto la folla, non riesco a controllarmi. Il deposito bagagli è dall'altra parte della stazione. Non c'è tempo da perdere. Devo scoprire. Io non ci riesco, c'è troppa gente, non ce la faccio. Mi
Vedi, devi riprendere, cazzo. Raga, perdona. Insomma, io lo premo RB, ma perché non va? Ma devo tenere premuto forse? Ma porca. Ma come cazzo si? Cioè, stiamo qua fino a domani mattina, entrate. Ragazzi, vi posso assicurare che non è per niente facile utilizzare questi comandi. Gesù, ma... Cioè, non ho capito. RB... LB. Ma... Cazzo devo fare? Gesù, Maria. O dobbiamo essere più veloci forse quando premiamo? È una bella cazzo, credo. Uno la prima botta non lo potrà mai fare. Alla 1 e 2. Sì, bisogna premere velocemente per avanzare. Gesù, Gesù, quanto mi sono incazzato. No, ragazzi, non ho capito, sono sincero, non ho capito un cazzo. No, come cazzo si fa? Oddio ragazzi, ma è complicatissimo. Cioè, non riesco a farlo da logico sopra e sotto in tempo, ma non è possibile. Certo, posso farlo un po' più semplice, ragazzi. Ma vaffanculo. Ma che cazzo. Cioè, come lo devo fare veloce sta cosa? Gesù benedetto! Aiutami tu per piacere, perché sennò comincia a incazzarmi. Cazzo devi fare? Io non ho capito. Cioè, ragazzi, sto facendo. Cioè, ragazzi, non riesco a fare sta parte.
arrivano subito, stavano a 2 ore. Guarda lì, mi stai facendo incazzare, è meglio che sbatti a terra e muori perché mi stai rompendo le palle. Cazzo, devo premerlo sto coso. Ragazzi, voi non avete idea di quanto mi sto innervosendo. Cioè, il bello è che se si preme un'angolatura sbagliata dell'analogico, non te lo fa fare. Vaffanculo, cammina. Rottura di coglioni. Cazzo ha fatto? Si è fermato il mondo? Che cazzo? Questo si abbuffa proprio di pillole, ragazzi, lo dico io. Sto palloncino rosso mi dà tanto di hit. Jason! Ma si butta tutto a terra, sti cazzi. Dove sta sto bambino del cazzo? Jason! Che spasso sta cosa di buttare tutti a terra. Attimo. Jason! Non lo vedo, ma dove sta? Cazzo, si esce da qua dentro. Papà. Eccolo, eccolo. Dai, muoviti che lo perdiamo un'altra volta, sto creaturo. Jason! Mo stava qua però, che palle. No, questo è un problema molto serio alla testa, ragazzi, eh. Ma ci vuole uno psichiatra, ma uno di quelli proprio bravi, ma bravi proprio. Ha detto la gente, questo è proprio rincoglionito. Fila 18, cassetta numero 3. Va bene. Fila 18. Eccola qua, numero 3. Oh. Ah. Questa è una di quelle scatole che aveva anche figlio del commerciante lì, è la stessa.
Ma... prima di aprire qua c'è nessuno, vabbè, ce ne frega. Prima di aprire la scatola vediamo cosa si fa nell'appartamento, così poi ci dedichiamo solo alla scatola. Tu te la devi fare bene la sciacquata di faccia, eh. Stai messo proprio male, male, male. Ok, ragazzi. Ok. Andiamo ad aprire la scatola. La lucertola stava anche già che sei una lucertola. Stava anche nell'altra scatola. Quindi sono sempre gli stessi oggetti. Ah, va bene, io devo andare a questo indirizzo, ho capito bene. Bene, ragazzi, allora io farò così. Direi di proseguire nel prossimo episodio in modo da farlo per bene, capire un po' tutto, perché altrimenti qua... Aiuto, papà, Sean. Oh, cazzo. dove sei? Ho tanto freddo. Papà, Dai, dobbiamo andarla a salvare, forza. Devi spingere per salvare qualcuno che ami? Mamma, che casino, ragazzi. Qui la pista, non lo che ci può servire. Ok, ragazzi, allora direi di continuare il prossimo episodio. E facciamo tutto. Usciamo un attimo da qua. Allora L'assassino è ci vediamo bianco, tra i sempre qui. 30 e i 45 anni.
Non agisce d'impulso, ma pianifica le sue azioni con estrema perizia. E partiremo direttamente da qui. Non ha niente di personale contro le sue vittime. Per questo copre i loro volti con il fango. Li rende anonimi. Allora perché li uccide se non ha niente contro di loro? Per lui sono solo un'immagine, un simbolo. Forse è per questo che lascia sui corpi un origami e un'orchidea. Sono regali. Per scusarsi di quanto ha fatto. Beh ragazzi, qua già bisogna fare delle cose, quindi vado avanti. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.